Buongiorno ragazzi, canale di Danger 64, qui c'è Rick come al solito. Sono molto impaziente perché ho un test da proporvi e soprattutto ho un'unione da proporvi. Il mio vecchio Stingray con la grandissima testata valvolare della Music Man, 100 watt, testata che può essere cronologicamente collocata tra il 76 e il 77, uno spettacolo. Sentiamo, come dicono, se ha ancora quell'anima funk che un tempo ha espresso. Qualche mia vecchia line, vediamo se il suono può essere decente. La carica che dà una testata di questo genere, lascio a voi con i limiti delle registrazioni che faccio io nei miei video, però da sentire dal vivo è veramente un suono molto pieno, molto 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 graffiante. Spero poi di poter fare anche poi un test con dei pezzi più rock, ma per il momento vediamo di accontentarci con questi. Un'altra breve line. Sono cresciuto 13-14 anni con i cataloghi della Music Man in mano, c'erano questi meravigliosi strumenti, c'erano gli Stingray, i Sabre e dietro le testate e le casse, e ho la fortuna di averne una qua oggi, cosa che mi riempie veramente di grande piacere, di grande onore, e soprattutto ringrazio ancora l'ultima volta Roberto per avermela prestata. Sentiamo ancora una linea e poi vediamo se si riesce a fare anche qualcosa di lievemente un po' più rock. Vai. Thank you.
sono molto contento, emozionato anche moltissimo, perché i motivi ve li ho spiegati. Vediamo quali altri pezzi capitano da queste parti. Comunque questa è per me una delle testate migliori fatte in quegli anni. Chi le trova le prenda, mio consiglio vivo. Chi non le trova, se ogni tanto ha qualche amico che gliela può far provare, direi che è un'esperienza da fare. Direi fine della prima fase, ragazzi, ci rivediamo e grazie a tutti dell'attenzione. Ciao!